Se lei ci riesce, io do la parola volentieri al professor Riccardo Mascia del Conservatorio di Vicenza, che ci parla dei suoni in valigia, la musica come strumento per la conoscenza dell'altrove. Sono bellissimo. Posso parlare senza microfono, mi sentite? Sì, sì. Beh, grazie, ecco. Così mi sento più io. Ecco. Allora, vi faccio sentire una cosa per iniziare. Questa è una, diciamo, ho interpretato il mio ruolo qui come un tentativo di sensibilizzazione sul ruolo della musica negli scambi culturali e nell'integrazione interetnica e interculturale. Questo che avete sentito è, diciamo, uno dei simboli della canzone italiana in Italia e all'estero, appunto, che una voce, una leggenda metropolitana vuole che sia addirittura stato suonato da una banda giapponese allo sbarco del presidente Gronchi a Tokyo come inno nazionale. Ecco. Beh, che cosa nasconde questa cosa che avete sentito? È una melodia, come tutti gli stranieri si immaginano sia la melodia italiana, cioè bella, ampia, distesa. Che bella cosa, la giornata e sole, cantata a gola spiegata, come tutti gli stranieri si immaginano che cantino gli italiani. Questa melodia però vive, vive in maniera particolarmente importante, grazie ad una base ritmica molto particolare. Naturalmente, e che non è per niente italiana, è questa. Ecco, curioso, la Carmen, ma la Carmen questa è la Banera. E la Banera è un pattern ritmico, yam, pa pam pam pam, di probabile remota derivazione indio-americana, quindi di, ovviamente lì affondiamo le radici nell'inesplorabile, ma si chiama Habanera perché viene dalla Habana, quindi viene da Cuba, e se da Cuba attraversa l'oceano e passa a Siviglia, con questo ritmo tra, un po' indolente, yam, pa-pam, pam-pam, ta-tan, ta-tan, con l'inciampo sulla nota breve. Viene poi riutilizzata, appunto, come simbolo della sensualità, perché sapete che in questo pezzo, in questo punto dell'opera, Carmen si rivela in tutta la sua sensualità, e viene utilizzata però da un musicista francese, Bizet, ovviamente, e viene in un certo senso sdoganata, come si dice, viene tirata fuori dalla tradizione popolare e riportata alla tradizione colta. Da quel momento, assorbita dalla tradizione colta e in un contesto in cui, chissà se era uguale all'origine,
richiama una situazione di sensualità, di libertà sessuale, di disponibilità sessuale, ecco, diventa, viene poi riutilizzata in una musica come questa, che è musica d'autore, e che in un certo senso sta a metà fra la musica popolare e la musica colta, e che si sente in dovere, quasi come, cioè, sente comunque la possibilità di valorizzare una melodia che in altri momenti sarebbe stata accompagnata semplicemente, qualche 50 anni prima sarebbe stata accompagnata da yara, pira, tara, tira, da un banale accompagnamento all'italiana. Ecco, si sente comunque la possibilità di valorizzarlo con un ritmo di questo genere. Ecco che di colpo potete realizzare che la più famosa, la più grande melodia italiana è, ha in realtà una base in cui c'entra l'America Latina, la Spagna, la Francia, Napoli, e poi la storia non è ancora finita, perché questo yam, pa-pam, pam-pam, questo pattern ritmico, ormai divenuto usuale nella canzone napoletana, pensate quante canzoni napoletane hanno questa base, anche una sera in maggio, tutte di tatatina, sera in maggio, tatin pam pam, tatin tanta, ecco, viene, lo ritroviamo in Argentina, portato dagli emigrati italiani in Argentina, e diventa la base ritmica del tango. Tan, ta tan, 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 poi sviluppata in ta tan, tan, ta tan, ta 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 tan, ta tan, ta, ma la base, il pattern è sempre lo stesso. Naturalmente che il tango abbia una cattiva fama dal punto di vista morale per gli integralisti, fa in modo che questo pattern ritmico ritorni in Europa e venga riutilizzato, per esempio, da Stravinsky nell'Histoire du Soldat, quando il soldato viene irretito dal diavolo che gli convince a vendere l'anima e gli fa ballare un tango, appunto, e siamo yam, pa, pam, 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 ed ecco che abbiamo quasi fatto il giro del mondo. Ecco, la morale di questa storiella che vi vorrei raccontare, che vi sto raccontando, è che anzitutto ognuno di noi ha un mondo sonoro dentro di sé, un mondo sonoro che fa parte della propria cultura, e questo è dovere degli educatori e degli operatori musicali valorizzarlo. Che poi questo mondo sonoro che noi ci portiamo dietro non è mai da solo, ma è sempre il risultato di una combinazione di diversi contributi. La storia che vi ho raccontato non vale solo geograficamente, sapete, ogni musicista, professionista o meno, ha una specie di mappamondo nella testa, per cui come sente due note comincia a immaginarsi un viaggio, ecco. Ma anche dal punto di vista sociale, perché che la Habanera da Cuba passasse nelle balere di Siviglia, e che della balere di Siviglia, trascritta da qualche musicista spagnolo colto, passasse nelle mani di Bizet, e che Bizet lo portasse nel mondo dell'opera, e che poi ritornasse a Napoli, ecco, c'è anche una mobilità verticale dal punto di vista sociale.